Compriamo tanti campioni, ma prendiamo ceffoni. Oh, 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 dimmi dove e quando. Ditemi quanto tempo è passato dall'ultima volta che mi sono messo qui a giocare insieme a voi alla PlayStation. No, non sono impazzito, no, non sono tornato un canale di gameplay, però quest'anno con PES che diventa main sponsor della Juventus, che diventa official partner della Juventus, non potevo assolutamente non fare un video su questo videogioco. Infatti quest'anno PES avrà l'esclusiva, come possiamo vedere, anche dal fatto che Pjanic è uno degli ambasciatori prescelti da PES, quindi uno dei giocatori simbolo che rappresenteranno l'intera opera. Infatti anche in chiavo calciomercato, quando si parlava un attimo della cessione di Pjanic, io ero tranquillo perché avevo visto che ormai la partnership era stretta, ormai Pjanic era sulle copertine nel videogioco con la maglia della Juve. Questo è stato un indizio importante. Ora, al di là di tutte le funzioni bellissime che sicuramente andrò a scoprire molto molto con calma, ora vorrei andare a fare una partita insieme a voi, ma prima andare a vedere quanto i giocatori della Juve sono stati valutati da Konami. Poi vabbè, cioè, diventa un metodo per selezionare un giocatore e diventare il pallone d'oro in carica. C'è il campionato master in cui scegli una squadra, la dirigi come allenatore e provi a portarla sul tetto del mondo, e poi tante altre funzioni tra cui il gioco online, quindi probabilmente mi troverete ogni tanto a giocare online proprio su PES. Io vado ora ad applicare l'ultimo aggiornamento, dato che oggi 12 di settembre è uscita la patch per aggiornare in tempo reale i giocatori anche in base alla sessione di calciomercato. Non vi nascondo però che ho già fatto due partite perché volevo portare un contenuto essendomi preparato un attimino in anticipo e non fare una brutta figura. E ovviamente voglio sapere qui sotto nei commenti da voi se potete apprezzare un mio ritorno su PlayStation per fare dei video di questo tipo, ma ovviamente la Juventus è la Juventus e quest'anno dovevo assolutamente parlarvi di questa innovazione. Inoltre credo che il modo migliore per provare con mano e parlare di qualcosa in generale sia provarlo, quindi lo proveremo insieme. Andiamo a selezionare ovviamente una partita in locale per giocare uno contro uno contro il computer e andiamo a cercare nella nostra Serie A italiana, il nostro campionato ovviamente preferito, la nostra squadra preferita. Vabbè, non la dico più perché ormai abbiamo capito che è bianco e nera. Quindi Serie A team, andiamo a prendere la Juve e andiamo a fare il derby d'Italia, dato che quest'anno con Antonio Conte in panchina, con Lukaku in campo, ovviamente sento l'Inter come una delle rivali più accreditate, senza dimenticare tutte le altre, il Napoli ovviamente in primis, però l'Inter quest'anno c'ha quel qualcosa in più, quel gusto in più di provare a strappargli lo scudetto, di provare a rivincere lo scudetto. Tanto guardate Bonucci, perché come sapete quest'anno i giocatori della Juventus sono stati scansionati da PES per rendere il più simile possibile ovviamente l'intesa grafica in campo, addirittura c'ha il tatuaggio preciso identico sul braccio. Da qua poi possiamo selezionare i giocatori, possiamo scegliere il modulo, possiamo decidere di cambiarli. Io lascerei Szczesny in porta, intanto Buffon ha 84 overall, quindi molto alto, Alexandre 85, De Ligt 86, Bonucci 85, De Sciglio 80, Khedira 82, Matuidi 85, Pjanic 87, ma l'abbiamo detto, è ambasciatore, quindi qualche punticino in più è riuscito a rubarlo, Cristiano Ronaldo 94, Higuain 84, Douglas Costa 85, ora la sistemo un po' come voglio io. Molto interessante, vediamo che Dybala è una seconda punta, SP, e ha un overall di 87, se lo schieriamo invece come prima punta perde 3 punti di overall e va a 84, ma credo che proprio che Paulino lì davanti possa fare il suo. Portiamoci in panchina Buffon, Perin, Bonucci, Lugani, De Sciglio, Khedira, Matuidi, Rabiot, Quadrado, Bernardeschi, Wayne, Mandzukic, perché sono i giocatori con l'overall più alto. Pinsoli, Demiral, Bentancur e Piazza invece la guarderanno insieme a noi dalla tribuna. E direi che il 4-3-3 di Sarri può valere anche in PES. Andiamo a giocare contro Handanovic, D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar, Brozovic, Vessino, Sensi, Asamoah, Candreva, Lukaku e Lautaro Martinez. Ovviamente l'allenatore è Antonio Conte. Siamo pronti, possiamo iniziare, schiacciamolo insieme. Calcio d'inizio, inizia PES. Voglio i vostri pronostici qui sotto nei commenti, perché le due partite che ho fatto, una l'ho vinta e una l'ho persa, quindi siamo completamente in parità, può succedere di tutto. E guardatelo qua, il nostro Juventus Stadium, con la coreografia fino alla fine. Juventus-Inter, Allianz Stadium, Serie A. Non è un amichevole, non è mai un amichevole. Cristiano Ronaldo capitano, perché ovviamente Chiellini era infortunato e l'abbiamo messo su successivamente, ma io sono contento di vederlo con la fascia al braccio, anche se un po' per Giorgio mi piange il cuore. Nevica, nevica, è settembre ma nevica, ma questo va benissimo. Guardate i dettagli, ci sono esattamente le decorazioni nello stadium proprio degli scudetti che abbiamo vinto, proprio come nella realtà. Sono stati veramente applicati dei dettagli mica differenti, le tribune sono uguali, le panchine sono uguali, non abbiamo mai fatto una coreografia così bella e quindi PES sta andando oltre la realtà, ma questo è un dettaglio. I giocatori sono molto, molto, molto simili, ragazzi. Guardate che belle le grafiche in cui si annunciano le formazioni. C'è Ramsey che però non ha la foto, vabbè, succede. È un nuovo innesto anche Danilo.
Sono sicuro che con gli aggiornamenti poi verranno sistemate anche queste piccole cose. Siamo pronti? Diamo il calcio all'inizio con Paolo Dybala che la tocca all'indietro per Pjanic. Beh, intanto la prima cosa che ho avvertito anche durante le due partite che ho fatto in precedenza è il fatto che si riesce a giocare benissimo palla al piede, si riesce a costruire un'azione partendo da dietro, che è veramente qualcosa di stupendo. Guardate, si può manovrare molto bene e poi c'è Dybala lì sulla tre quarti che la prende e fa quello che vuole. Douglas Costa, attenzione perché prova a sliberarsi. Dybala dal limite prova il tiro e si guadagna subito il calcio d'angolo. Calcio d'angolo che batterà proprio l'ambasciatore Pjanic. Ecco, Miran che la mette in mezzo per Dybala, che è abbastanza basso. Ramsey da dietro e poi Costa! Alta sopra la traversa di fuoca. Douglas Costa, nato al contropiede, c'è Emre Can che lo accompagna. Attenzione perché Douglas Costa va dentro, Emre Can lo serve. Guardate che belli passaggi filtrando in profondità. Ancora Douglas Costa, che sterza, la mette all'indietro, non riusciamo a fare il cross. Devo ancora capire bene come si comanda la difesa, ma questo ovviamente non è colpa di PES, ma è colpa mia. Però per fortuna che c'è Cesc più forte ed è molto forte. C'è Brozovic dalla bandierina, la mette dentro così, ma noi siamo bravi ad allontanare. Possiamo anche ripartire con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Beh, insomma, ci sono state ripartenze peggiori nella storia della Juve, ma se la passiamo così. De Ligt allarga tutto su Danilo, di prima per Emre Can e poi si può sviluppare l'azione. Douglas Costa, Danilo in sovrapposizione, c'è campo per andare. Dentro per Dybala e adesso sono due gli esterni della Juve che provano ad andare dentro e Dybala dà una bellissima palla per Danilo che mette il cross così per Ronaldo! Cristiano Ronaldo che fa così e poi esulta, vediamo, nuota, sì, eccolo qui, vediamo l'esultanza classica, sì, e tutti che la vanno ad abbracciare e lo stadium che festeggia, Szczęsny sotto la neve, siamo tutti contenti, il primo gol l'abbiamo fatto e quindi sicuramente non concluderò con una figuraccia, almeno un gol l'ho fatto ed è stata anche un'ottima azione se devo dire la verità, costruita molto bene, Danilo un ottimo cross, Ronaldo è carico, vuole la folla in delirio, guardate che bella, Dybala. Grandissima palla per Danilo che calibra bene il cross. D'Ambrosio non ci arriva e Ronaldo di testa. Vabbè, non è il primo gol che fa Ronaldo di testa, vero? Beh, direi che questo video dimostrativo su PES è partito veramente molto bene. Però adesso voglio cercare di fare la goleada all'Inter. De Ligt che prova a portare palla. Danilo, Douglas Costa che prova a riceverla. Emre Can che si butta dentro. Douglas Costa che gliela dà. Attenzione perché nasce un'altra situazione interessante. Emre Can, da lì prova il tiro. E forse si capisce perché Sarri ha deciso di tenerlo fuori dalla lista Champions. Eccolo lì, che arriva. E poi Cesar Prates, palla alle stelle. No, non ci stava morendo. Giorgio Chiellini contro Lukaku mi sembra un duello bellissimo. Per fortuna che c'è Pjanic che la va a riprendere. Guardate com'è bello passare la palla, gestire il pallone, ancora il possesso palla. Danilo indietro per Pjanic. Ramsey che prova ad allargare di prima così per Alexandro. E poi torniamo dentro. Dybala si butta dentro Ramsey. L'andiamo a prendere, non c'è una vera e propria punta, c'è il falso 9 vero e proprio e c'è Ramsey che perde il pallone. Ovviamente la colpa è mia che lo sto comandando un po' come la difesa. Ancora santissimo Szczęsny, santissimo. La prova a mettere dentro l'Inter, ma Cristiano Ronaldo non solo fa gol, ma addirittura aiuta anche in fase difensiva. E poi possiamo ripartire con Pjanic, guardate che bella la palla per Dybala, che può andare dentro, non l'ho capita bene. Emre a saltare e c'è Douglas che può alimentare l'azione. Ancora Douglas in possesso del pallone. L'allarga per Cristiano, Ronaldo, una serie di finte, Ronaldo si gira, poi da fermo fa partire il tiro! Questa è stata una grandissima giocata individuale di Cristiano Ronaldo e Handanovic ha dovuto rispondere presente come Szczęsny. La riguardiamo, a rallentatore, gioco di gambe, ancora Ronaldo, la finta, il tiro da fermo! È Handanovic che deve fare il miracolo insieme a Skriniar. Miralem la mette così e anche bella attenzione per Douglas che è alto 2 mili o poco più ma la colpisce di testa. Attenzione che c'è Samoa che questo stadio lo conosce molto bene, la mette dentro, ma anche De Ligt la conosce molto bene questo stadio dato che l'anno scorso ci ha eliminato la Champions, ancora non gliel'ho perdonata, però possiamo ripartire. Cristiano Ronaldo, Paulino Dybala, ancora Dybala, c'è l'arbitro che sembra che abbia la maglia della Juventus e so che qualcuno nei commenti già sarà lì che riderà. Douglas Costa, ancora lui, c'è la sovrapposizione di Danilo che sta giocando molto bene. Ancora Danilo, prova ad andare sul fondo, la mette come in occasione del gol. Grande Danilo, eh. Oh, l'overall stava ingannando 80, ma in realtà sembra molto più forte. All'indietro, così, Emre Can non sta facendo una grandissima partita, però per il momento va bene. Cristiano Ronaldo prova a girarsi con la finta classica e poi lascia partire il tiro molto forte, ma la palla che si alza all'ultimo. Comunque non stiamo andando male, perché qualche occasione l'abbiamo avuta anche noi, il gol, poi l'Inter ovviamente ha provato a riaprirla. Direi che mi sto divertendo abbastanza, spero che vi stiate divertendo anche voi in questo primo tempo. Per fortuna non abbiamo preso gol. Però c'è la ripartenza, così Cristiano che fa praticamente il trequartista in questo momento della partita. Douglas Costa, ancora Emre Can che si butta, ma c'è anche Cristiano che prova ad andare. Cristiano la tira addosso a Handanovic. Ho mollato il joystick perché non è possibile sbagliare prima quella lì
e poi beccare il palo a porta vuota praticamente Handanovic che la deve mettere in calcio angolo su Pjanic. Me la fate rivedere su Ronaldo? No, grazie, meno male perché mi sarei arrabbiato. Finisce qua il primo tempo 1-0, ma un secondo fa abbiamo avuto l'opportunità più colossale della galassia per andare sul 2-0, ma Cristiano se l'è mangiato. Vabbè, glielo perdoniamo, però deve essere bravo in questa Champions e non in PES, io dico dal vivo. Andiamo al secondo tempo, le statistiche poco ci importano. La proviamo a recuperare con Alexandro, che comunque sta facendo una buona gara. Guardate com'è partito carico, allora lo servo. E poi dentro per Ramsey di prima, attenzione perché Alexandro arriva a rimorchio. Allora gliela diamo, è carico. Poi la rimettiamo per Paolo Dybala. È stata brava la difesa dell'Inter perché qua ha rischiato tantissimo. Ramsey all'indietro per Emre Can, ancora per Pjanic e ancora per Emre Can. Pjanic è veramente fortissimo, ragazzi. E poi c'è Paolo Dybala, che però era in fuorigioco. Ragazzi, Pjanic è qualcosa di divino, recupera anche i palloni e Douglas Costa ha fatto un numero, non so se l'avete visto, come Dybala che adesso si prova a spostare la palla. Ancora Dybala, prova ad allargare per Douglas Costa. Douglas contro Skriniar ed è un duello che vince Skriniar. Ah, che brutto buco. Ah, Lautaro, ma ancora Szczęsny. Ancora Szczęsny. Oh, Emre Can, attenzione. Bravo, scarica la palla, ma scaricala bene, Emre. Attenzione. Danilo e Douglas. Douglas dentro per Dybala. Attenzione che Dybala vuole far salire i compagni e questa è un'azione veramente bellissima. Ancora Douglas con la palla sul destro, però. Ancora Douglas con la palla sul destro per Ramsey. Lo volevamo cambiare e invece ha detto no, rimango qui. Segno ed esulto insieme a voi. Però vabbè, è stata un'altra azione bellissima in cui abbiamo gestito alla perfezione gli spazi. E direi che al 70esimo si possono fare dei cambi con Douglas Costa, che fa assist anche in PES, proprio come la realtà. Guardate quanto è fedele il gioco. Quest'anno Douglas Costa sembra nato per questo. 2-0 l'Inter, mi dispiace che è Vesino. Mi dispiace, inutile che provi a caricare la squadra con la tua garra charrua. L'Inter fa un cambio, Barella e Sensi. Noi direi che possiamo farli tutti e tre insieme, che non succede niente. Higuain per Dybala, Bernardeschi per Douglas Costa e Rabiot per Ramsey. Guardate che bello, che lampeggiano i giocatori che entrano e quelli che escono. Ma sì, tutti e tre insieme, dai ragazzi, bravi, bravi. Tra l'altro escono i due che hanno appena fatto gol e assist, ma va bene così, hanno fatto il loro. Giorgio Chiellini svetta per Lukaku. Quanto mi mancherà vedere Chiellini che svetta su questi palloni. Ma c'è ancora Emre Can che è rimasto in campo alla fine. E serve Bernardeschi che è fresco, è appena entrato. Ancora Bernardeschi. Sì, 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 no! Oh, Fede, era un cross. C'è Rabiot che va a kamikaze su Candreva. Lo prende. Questo è un brutto fallo. No, non volevo esattamente fare questa cosa, Cartellino giallo va bene, ok, lo prendo volentieri. Probabilmente sì, ho ucciso Tonino e ci sarà Mastrangelo a casa che mi starà odiando in questo momento. Szczęsny che la gioca così a Rabiot, che ricordiamo le ha munito, però Pjanic vede il movimento del Pipita in profondità. Il Pipita che la viene a prendere, serve Bernardeschi e poi palla dentro, ancora il Pipita, ancora Bernardeschi che lo serve. Guardate che bella palla che gli ha dato il Pipita. Ancora Fede, palla al piede, prova a girarsi, ancora Bernardeschi che prova a lottare. È più forte il giocatore dell'Inter. Oh ragazzi, ci sono dei giocatori che sono veramente mostruosi, che si vede che sono nettamente più forti degli altri, programmati per andare ai 200 all'ora. Ancora Rabiot per Bernardeschi, 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 dentro per il Pipita, per Rabiot, e tre entrati ragazzi, non c'è arrivato nessuno a rimorchio. Guardate Giorgio come lotta, magistrale, e poi dentro così. Per Rabiot, ancora, c'è Cristiano Ronaldo, c'è Higuain, si sta buttando dentro a tutti. Ancora Rabiot, dentro per Chiellini che va a fare il regista offensivo. C'è Cristiano, proviamo a fare qualcosa di figo con Cristiano. Proviamo, ancora Cristiano! Il tunnel era venuto. Non sono mai stato uno bravo a fare le finte, a fare tutte quelle cose lì. E infatti si è visto. E c'è ancora Rabiot, attenzione, così. Per Bernardeschi, ma non c'è più tempo. L'arbitro dice che si va tutti sotto la doccia. Si va tutti a prendere un tè caldo, si va tutti a letto, si va tutti a editare questo video perché lo voglio portare il prima possibile. Ma con la Juventus che va ad esultare sotto la curva, anche se questa è la nord, di solito vanno sulla sud, ma ovviamente questi sono dettagli piccolissimi. Guardate Dybala, sembra preso e buttato dentro, non sembra di giocare alla PlayStation. Sembra veramente di guardare una partita di calcio. I giocatori sono identici. Guardate, questo mi dà ancora fastidio. Abbiamo vinto 2-0. Abbiamo fatto delle ottime giocate. Abbiamo fatto delle ottime parate. Anche se ovviamente qua ha deciso Szczęsny, che è fortissimo. Questo è il gol dell'1-0. Me lo riguardo perché è sempre bello. Cristiano che stacca così in alto, più in alto di tutti, e poi va a esultare. Ragazzi, a me è piaciuto. Io non so se voi l'avete già comprato, se l'avete già scaricato. Comunque nei commenti voglio sapere la vostra opinione. E ovviamente fatemi sapere se prossimamente volete vedere qualcosa in più. Ovviamente oggi ho fatto una panoramica generale di quello che è il prodotto. E credo di aver fatto qualcosa di fatto bene, nonostante
il tantissimo tempo che non portavo un contenuto simile sul mio canale. Credo di meritare un mi piace per questa cosa. Cristiano Ronaldo, 7,5 e migliore in campo, lo dice anche la stellina.